Ciao a tutti. Allora, oggi volevo chiedervi cosa ne pensate della questione lupo. Adesso posso capire che per chi abita in città il discorso magari non toccherà più di tanto, però vi posso garantire che per noi che abitiamo in montagna e abbiamo animali e campagna è un problema. Nel senso che se questi poveri lupi, perché non è che l'hanno chiesto loro di essere così, voglio dire, sappiamo che sono dei cacciatori e punto, vengono ad attaccare, scusate, i greggi, non è che, insomma, i soldi che ti danno non ti ripaghi neanche la bestia, perché comunque non hai neanche i soldi per, cioè neanche i soldi per comprarne un'altra, perché ti danno anche meno di quello che costa una bestia da comprare, senza contare che l'hai mantenuta e bla bla bla. Ve lo so dire perché purtroppo mia mamma anni fa ha avuto un problema di cani randagi che gli hanno sderenato e ammazzato non so quante capre e pecore. Sì, non erano lupi, però al principio è lo stesso, i lupi fanno esattamente come i cani. E per fortuna uno dei cani aveva il microchip, forse è riuscito a prendere qualcosina da uno dei proprietari. L'altro cane non era microchippato, quindi non ha preso niente e comunque non si è ripagata il danno. Penso che per il lupo valga la stessa cosa. Io non ce l'ho con loro, io li adoro, li trovo degli animali stupendi e affascinanti, però vorrei che lasciassero liberi i contadini di difendere il proprio bestiame, senza contare che qua ti rispondono: ah, se è arrivato il lupo è perché non li stavi guardando bene. Allora, mia mamma come altre 3.000 persone hanno recintato tutto, ma con reti belle spesse di 2 metri. Cioè, è assurda questa cosa, dare la colpa al contadino che se il lupo le ha mangiate o te l'ha sbranate è perché tu non le hai guardate bene. Perché quando è successo a noi, ripeto, coi cani, le capre erano cintate e i cani sono entrati lo stesso. Quindi il lupo è molto più agile di un cane, non è che ci si scappa da lì. Non lo so, io guarda, sono dell'idea che dovrebbero lasciare lì come una volta, no? Tu vieni, attacchi le mie bestie e io sono, voglio bene gli animali e tutto, però io ti ammazzo. Cioè non penso che una pecora, una mucca, una capra, una gallina, un coniglio valgano meno di un lupo. O io spero che trovino la quadra a questa soluzione, o lasciate liberi i contadini di difendersi, perché una volta si faceva così. Cioè, poi questi lupi non sono mica lupi da ridere. Hanno ammazzato addirittura i cani che facevano la guardia al gregge. Inutile che ci dicano mettete il mare in mano, perché si è ammazzato pure quello. Poi lo so che in città la cosa tocca meno, magari dicono anche povero lupo, perché giustamente vivono in un altro contesto, non possono sapere quello che succede qua da noi. Però anche adesso che riaprono, dovremo riportare le bestie in alpeggio, che si va in alta montagna e toccherà prendere un pastore giorno e notte, non lo so. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa cosa. Io spero di essermi espressa più o meno bene, perché so cosa voglio dire ma non sono così acculturata e così colta, sono un po' ignorantella. E poi sono qua solo per le visualizzazioni e allora esco un po' dal seminato e vi dico: guardate, ho provato uno dei rossetti che vi ho recensito ieri, ecco qua. E anche sì, mettete mi piace, iscrivetevi, perché io voglio tanta pubblicità. E mi fermo qui perché sennò scatta la polemica. Ciao, buona giornata a tutti.